Buongiorno, buona domenica a tutti. 2 maggio, ragazze. Io festeggerò oggi, il primo di maggio lo festeggio oggi perché ieri ho lavorato, per cui poi con il tempo, mamma, un tempo ieri come lasciamo perdere. Diluvio universale. Allora, oggi non devo fare niente di particolare, come di solito. Ultimamente la domenica, perché dalla mia mamma non ci posso andare, visto la situazione. Ora siamo liberi, tra virgolette, però non, io sono una persona intelligente, nel senso che non voglio trasmettere alcun tipo di cose. Io non so, non ho il virus perché, almeno che non sia asintomatica, come asintomatico può essere tutta la mia famiglia, cioè, perché se ce n'è uno tutti stanno bene, mi sembra una cosa strana, quindi. Però con questo tempo uscire non si può uscire, quindi bisogna stare in casa. Io evito di andarci perché, sai mica, ce lo puoi avere anche nei panni, nei capelli. Cioè io sono impressionata, ragazze, sono talmente impressionata. Ieri sono morte 2 persone, cioè anziane, non sono anziane, qui a Badia, di Covid. Quindi io sono terrorizzata, ragazze, sono terrorizzata. Scusate, non trovo posto stamattina. Sono terrorizzata dal fatto che non voglio, non voglio trasmettere nulla. C'ho paura, ecco, se dovessi. Cioè, sono andata là dalla mia mamma per prendere delle cose, portargli delle cose che aveva bisogno, però sempre sostavo la mascherina. E a distanza io ho il terrore, ragazze, voi dite vi pare, io ho il terrore. E quindi ora dovrebbe fare il vaccino. Allora lì per lì ha detto no, non voglio fare, non voglio fare, ma io sto bene, sto. No, Dio, mamma, è importante, Dio, perché se tutti lo fanno, cioè se tutti fanno così, cioè allora sto virus non si debella mai. Ma mi devono chiamare loro, no, ti chiamano. Ma sta sempre buona? Sì, perché è marmellata senza zucchero, ecco, appunto. Io e i miei capelli sono ovunque. E quindi, Madonna benedetta, stamane, come mai fa questi pasticci? Vabbè. È quella con lo zucchero, con lo stevia, capito? Questa marmellata. E quindi la tengo nel frigo, però c'ho paura, l'ha fatta la mia mamma, è di Susine, però c'ho paura che non sia buona, invece no, è buona lo stesso. Insomma, gli ho detto no, tu lo fai. E lei, dopo se mi succede qualcosa è colpa tua. Quindi mi vuole far sentire anche in colpa. Dico, ascolta, mamma, per piacere. È importante vaccinarsi, io. Sì, ci sono stati dei casi che il vaccino ha fatto male, alcune persone sono morte perché si sono vaccinate, avevano dei problemi, altri problemi evidentemente. Però ora ragazzi, alla televisione tendono anche a farla a ingigantire la cosa, nel senso che
se ti fai un qualsiasi altro vaccino per la febbre, quelli vaccini per l'influenza, come sono chiamati, quelli influenzali, non te lo dicono, però c'è lo stesso rischio di questi qui, di vaccini, cioè ci sono persone che gli dà noia e persone invece che lo fanno e non gli ha fatto nulla è così, capito? Come ci sono i vaccini, quelli per il morbillo, per il vaiolo, all'epoca c'era, cioè tante cose. Ora dovrebbero farlo che duri per tutto, per sempre, invece che solo 6 mesi, quanto dura questo vaccino per il Covid. Allora, io faccio colazione e poi ci sentiamo perché se non so qui che rumino non mi sembra nemmeno carino, ecco. Allora, stavo guardando, intanto che sono qui in camera, e ho detto, dico, fammi un po' vedere il tempo. Allora, ho guardato Meteoronautica qui a Badia San Salvatore, cioè tutto sole. Allora, ora su voi. Ditemi voi dov'è il sole, che c'è una nebbia. Ah, ora andiamo via un pochino della nebbia, vedete? Non si vede nemmeno la montagna stamattina. Cioè, dov'è il sole? Andiamo a vedere di là. Un pochino di spazio d'azzurro. Dov'è il sole? C'è una nebbia. Ora, forse un pochino uscirà un pochino di sole, però per ora c'è la nebbia. C'è una foschia non indifferente, ecco. Quindi, dov'è il sole? Allora, io ho sistemato già il letto e ora volevo fare il cambio di stagione, ragazze, però non lo so perché ancora non è che sia tanto per la quale tempo. Allora, vi volevo far vedere, mi sono presa queste collanine che vanno ora tanto. Io sono una nonna sprint, lo sapete, nonna fashion. Quindi ho preso queste, non so come fa per vedere, per il telefonino, per il telefono, questa così. E poi mi sono presa anche il porta sigarette fucsia. Mi piace tantissimo. Bellino, bellino. Poi ho fatto un altro ordine di mascherine tutte rosa, tutte leopardate, che sono una favola. Però ancora non sono arrivate. Vabbè, dovevano arrivare il 28 d'aprile, siamo il 2 di maggio ancora. Sì, buonanotte Ugo. Vabbè, ora voglio mettere a posto tutti i panni di ieri che ho stirato quando sono tornata a lavorare. E poi volevo fare questo cambio di stagione, però non è che mi dà tanto, tanto coraggio, perché ancora è freddo qui, quindi non è che non so nemmeno che fare. Ora è vero che i maglioni pesanti non si mettono più, quindi quelli potrei toglierli, perché ora si mettono le magliettine, insomma, o giacchettino sopra si sta bene uguale, ecco. Vediamo un attimo. Ragazze, io sono ancora in alto mare, sto mettendo via la roba invernale, perché tanto è inutile, questi maglioncioni non è che si adoperano più ora, cappotti. E sto tirando fuori la roba estiva, sto facendo un decluttering di roba che non mi metto, è inutile che stia lì. E invece Lallo sta facendo i carciofini, oddio, ora scusate, non volevo farvi sprendere paura perché è messa così. Lallo sta facendo carciofini sott'olio, quindi anche di sotto c'ho il caos. Ragazze, il caos, il caos. Vabbè, continuo, continuo. Ragazze, non ci posso credere, ho finito, ta-da, finito, finito. Ora ho lasciato un attimo la tavola perché volevo stirare qualche pannettino qua. E quindi ho lasciato un attimo la tavola, però ho finito, ufficialmente finito. Mi dovrebbe arrivare della robina ora nuova da Shein. Ho fatto un bel decluttering. Ora scusatemi, mi sto cambiando così almeno
per casa, mi metto con panetti, scusa, appoggio qua, con panni di Appoggio qua, casa. mi sono messa questo vestitino, cioè questo cosino per stare in casa, questa magliettina. Ora mi do una sistemata, mi lavo e dopo oggi, se il tempo regge, usciamo un pochino e mi cambio e ci trucchiamo anche insieme, ecco. Ok. Mi do una sistemata, mi volevo fare anche una mascherina perché c'ho una faccina bianca, tutta un po' stanca sono, ragazze, sono un po' stanca. Queste mani ancora un pochino meglio, però ancora non del tutto, vedete? C'ho qualche tagliettino ancora aperto e mi fa un pochino male. Poi gli volevo chiedere a Chicca se oggi mi tagliava quest'unghie perché, porine, sono arrivate, questa addirittura si è tolta tutta e di qua mi si è rotta anche questa di unghia, quindi insomma so da sistemare. Allora mi lavo oddio, ieri mi sono fatta la doccia, però bisogna che mi dia una parvenza perché fa un po' unico. Dai, ci sentiamo dopo. Una ricotinatina me la sono data, mi sono messo un po' di remina, ho rifatto le sopracciglia e dopo ci truccheremo insieme, ma almeno un pochino meglio. Diciamo che siamo. Andiamo a vedere che fa. Che cosa abbiamo qua? Abbiamo le patate, ora le metto nel forno. Ma e i carciofi li hai già fatti? E dove li hai messi? Lavanti le manine, vieni. C'è il virus, in giro. Bisogna lavarsene le mani, per l'amor di Dio. Lesta, che poi nonna ti fa vedere una cosina. Lesta, lesta, vieni. Tu sapesse. Cari, che c'è? Vieni, vieni. Dai. Ciao, fate, digli. Ciao. Ciao, ragazze, digli. Eh? Date Sì, guarda qua. Vieni, Emily, dai. Vieni a lavarti. Allora, noi siamo a tavola, c'è l'arrosto brucia, con le brucia. patatine, fatti i carciofini, vero Emily? No, a te no, solo le patatine. E poi per me invece c'è, oddio, mi prende a fuoco, eccola, insalata e poi c'ho il risino con le zucchine. Gnammi gnammi, buon pranzo a tutti. Ciao amore. Ciao amore. Mamma mia, hai tempo oggi. Ciao amore. Ah, questi cucchini. Che ti ha fatto nel nascino? Questi cucchini. Amore. Mi sono messa un pochino sul letto e mi sono trovata addormentata una bischera, ragazze. Mamma mia, che lavoro, che lavoro. Allora, devo fare questo esame. La Emily andava via con la Dani, sono andate dal ragazzo dei Dani. Io devo fare questo esame il 25 di giugno. Devo fare questo esame allo stomaco. Sono un po' agitata perché. Non so se ve l'avevo detto nel vlog scorso, forse su Instagram, chi mi segue su Instagram già lo sa perché ne avevamo parlato, però chi non mi segue, qui vi lascio il mio nome, Nonna Patti, mi trovate così. Oh, oddio, scusatemi. Insomma, devo fare questo esame allo stomaco perché, vi spiego. Allora, oltre ad avere noia allo stomaco, mi fa sempre male a me, mi brucia. Via via io faccio dei cicli insomma, una medicina apposta perché mi ha dato la dottoressa. Solo che io ho quest'ernia gastrica, insomma, mi sembra si chiami, come si chiama? Ernia iatale possibile, insomma, non fare del genere. Scusate, sti capelli, mi sembra si chiami così e non voglio essere ignorante, però è abbastanza grossa, ecco, e quindi mi dà dei problemi a livello, mi brucia lo stomaco, mi fa male.
Solo che ora ultimamente ogni tanto mi va via la voce, nel senso che sento sto forte bruciore allo stomaco, dopo 10 minuti così non c'ho più voce. Ora anche qui chi è che mi segue su Instagram lo sa, ora scusate che sono ripetitiva, però perché lo vive con me, ecco, perché Instagram è un pochino più diretto, ecco, rispetto a YouTube che magari si fa un video 2 a settimana e quindi ecco, il dottore mi ha consigliato di guardare a che punto è quest'ernia, insomma, e parlarne anche con la dottoressa se è il caso di toglierlo o meno. Quindi dovrò fare anche questo, solo questo fatto di questo Covid che c'è, insomma, è tutto rallentato, è tutto. Siamo sempre impauriti quando si deve andare all'ospedale perché appunto non si non sai mai, ecco, se trovi insomma è pericoloso, ecco, questo volevo dire. Allora, e niente, io ora mi metto a lavare i piatti e poi volevo. Qui mi dice che piove a Badia, ma possibile? Cioè il telefono mi fa vedere che piove. Però io spero di no, insomma. Possibile si sbaglia? Allora, vediamo. Aeronautica militare Abbadia San Salvatore. Ad Abbadia San Salvatore ci sono 16 gradi e cielo parzialmente nuvoloso. Ok, quindi non piove. Ma meglio così. Meglio così. Va bene, per adesso ci sentiamo. Allora, io sono qui a farmi le unghie. Una fatica. Che colore facciamo? Ta-dam! Che colore facciamo? Vediamo. Vediamo. Io sono a fuoco. Le unghiette le ho fatte di questo colorino. Ta-dam! Belline, vero? Allora, vado a mettere un po' di primer. Queste di Vrochet. E della linea Sebo Vegetal. Tiriamoci indietro questi capelli, tanto vabbè, siamo tra di noi, come dico io, c'è confidenza, per cui anche se sono così mi accettate lo stesso. Ecco qua. Mamma mia, si diceva con la mia collega, non vedo l'ora che arrivi sto vaccino per poter vaccinarci e vivere un tantino più tranquilli, tra virgolette, perché davvero siamo, madonna, che borsa che ho sotto gli occhi, vabbè, 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 c'ho delle borse assurde, allora questo lo tolgo intanto, che è così. Allora, fondotinta, vediamo un po', vado a mettere questo di Vrochet, questo qua è il, ora non so il numero perché, Rose 300, questa qua, Radio, io non sono tanto brava col francese, quindi, questo ha, non è molto coprente, come fondotinta, però è un fondotinta molto fresco. Allora, finalmente dovrebbero riaprire, dovrebbero essere riaperte tutte le i bar, cioè chi è che ha fuori il suo angolino fuori, quindi volevo uscire un pochino oggi nei limiti della norma.
si vedono sempre qualche discromia della pelle. Allora, correttore, metto questo qua di Brochet per correggere un attimo l'occhiaia. Mi piace tantissimo questo. E poi passo un correttore più chiaro per andare a illuminare un pochino. Vabbè. La parte. La mamma dei cretini è sempre incinta, ragazze, della serie mi sono vista arrivare in questi giorni. Io non so, pure non ho fatto niente, non ho cambiato impostazioni su Facebook, non ho fatto niente, però mi sono vista arrivare un bordello proprio di richieste d'amicizia. E che ho detto dentro di me, ma come mai tutte queste richieste, di che gli è capitato? Si vede che si è aggiornato il sistema e anche Pinco Pallino mi ha dovuto chiedere l'amicizia. Vabbè, io all'incirca guardo un pochino i profili e poi accetto, ecco, vedo se abbiamo amici in comune con questa persona. Ora vado a mettere questo che è un pochino più chiaro, ma come mai vedo così chiaro questo? Questo qui che è un pochino più chiaro di correttore, però illumina un pochino le parti che voglio illuminare. Ok, insomma, dico, vabbè, non mi faccio domande. Mi sono arrivati messaggini di conseguenza, grazie per aver accettato, bla bla bla, e via. E io ho chiesto, ma come mai mi ha richiesto l'amicizia? Dice, eri nei suggerimenti delle amicizie. Ok, questa è stata la risposta che mi hanno dato tutti quelli che ho chiesto. Vabbè. E poi ci sono sempre i furbi, questo su Facebook, ragazze. Poi ci sono sempre quelli più furbi che nemmeno ti ringraziano per aver accettato, però ti scrivono, che bella... Ce l'hai depilata? Io lì per lì ho detto, dico, ma... Insomma, ma tutta questa confidenza, ma sono restata così. Vabbè, c'è di bello su Facebook come qui su YouTube, che si possono bloccare determinate persone. Poi magari sì, si possono fare se sono come YouTube, ci sono delle persone, che ce n'è una che mi scrive puntualmente quando metto i video, puntualmente mi deve esprimere il suo parere, il suo disprezzo, e vabbè, e non capisco il motivo, però vabbè, bisogna lasciarle parlare, sfogarsi anche queste persone, perché devono sfogare tutta la loro frustrazione, com'è che si dice? Io dico così, tutta la loro rabbia, frustrazione in qualche modo, e allora lasciamoli sfogare, insomma, poi, vabbè. C'è anche il tasto allontana dal canale, com'è che si chiama lì? Ma. Allora, vado a mettere un po' di cipria. La metto solo così qui, perché sennò mi va a finire, io sono vecchia, ragazze, mi va a finire tutto, insomma, vecchia, non sono vecchia decrepita, però qualche piegolina è normale avercela alla mia età. C'ho quasi 53 anni e quella mi ha scritto, li dimostri tutti, e amen, non è che io voglio nascondere l'età che ho, l'ho sempre detto, gli anni che ho, non è che, cioè, pensava di farmi forse rabbia, ecco, a dirmi questo, pensava di farmi un dispetto, ma io non ho mai nascosta con voi, ragazze, la mia età. Ho sempre detto l'età che ho, non,
non mi toglierei nemmeno un anno, perché va bene, sono anni che io ho vissuto, vabbè, ci sono persone più giovani che sono nate dopo di me e persone che sono nate prima di me, cioè, però non ho mai nascosto la mia età, ecco, ci mancherebbe nascondere l'età, perché devo nascondere la mia età, non ne vedo il motivo, non sono di quelle persone. Io ho 53 anni, sono nata il 4 luglio del 1968, ecco, e non ho mai nascosto la mia età, non capisco perché le persone si debbano levare gli anni, oppure io quando ero piccolina me la aumentavo gli anni, perché adesso più grande dicevo, io c'ho così, non ero più. Oh, queste persone si sentono anche in diritto di aver ragione, capito? Dicono, ma se sei sul web è normale che... No, io sono sul web così per passatempo, ecco, non sono sul web per farmi insultare da te. Cioè, te mi puoi fare una critica di dire, guarda Beto, questa frangetta non ti sta bene, guarda Beto, fa... questo colore non ti sta bene, fatti così, fatti così, mi piaceresti più con un altro colore, tu mi faresti piacere, tu facessi questo trucco, però ecco, critiche costruttive da dire, guarda, con questo trucco non stai bene, metti un pochino più di scuro, oppure ecco, fatti ricrescere la frangia perché con questa frangia tu sta male, ecco, queste cose così tu le puoi dire, ma non quello ti ha chiamato, come dal video scorso, quello ti ha chiamato come ti meritavi di essere chiamata, bimba minchia, ma davvero? Ma sei te che sei chiamata, sei la tua mamma si chiama così, non io, capito? Vabbè, comunque, chiudiamo l'argomento qua, perché se no si va sull'imberosina per le sopracciglia. O in dove sarà? O in dove sarà? Eccola qua! Eccola qua! Dove sei? Amore! Amore, insomma, un po' di tristezza nel paese, Shep e via, che sono morte due persone abbastanza conosciute di Covid, ecco, e quindi, ma dove l'ho messa la matita delle sopracciglia, ragazzi? Non la trovo. Eccola, trovata. Vediamo un attimino chi è che mi ha mandato un messaggino. Ok, matita per le sopracciglia, questa è di Vrouché. Allora, per le persone che mi hanno detto, ma questo di Anastasia costa un botto di pot, ci sono buoni anche questi di Astra, oppure di Puro Bio, insomma ragazze, ci sono varie opzioni. Io ho comprato anche quello di NYX, però non mi sono trovata bene, ecco, e con questo qui, io mi trovo bene con questo qui di Anastasia, però, cioè, questo qui anche rimane su bene, è di Astra e... come si dice, è abbastanza, dura abbastanza, ecco. Ok. Ecco qua. Allora, sopracciglia fatte. Mi si è spenta la cicca. Allora. Dunque, vado a fare la base bianca, insomma, color crema con questo di Mulac, questo qua che c'è un buco immenso. Un passaggio per volta fate, ragazze, non le fate tutte insieme, perché sennò vi viene una macchia e basta, che poi è difficile da
come si dice, da sfumare. Invece se fate un passaggio alla volta viene fatta bellina. Io ho notato che alla mia età mi stanno meglio i colori senza tanti sbrillucci, ecco. Allora, matita nera. Questa è di Deborah. Questa qua. La vado a mettere sopra. Ho fatto un pasticcio. Mi è scappata. Vabbè, dopo tanto vado a sfumare. Ok, e sotto la rima interna sbordo anche un pochino in modo tale che poi dopo vado a sfumarlo e viene più bellino, ecco. Ok, allora prendo un pennellino con la punta piatta, vedete così, dalla palette questa della Juno vado a prendere il nero e fisso la matita. E la porto verso l'alto. Il piegasciglia eyeliner, vado ad allungare un pochino la codina se lo trovo. Allora, mascara. Oddio, non è che ci serve il rossetto perché con la mascherina, però almeno si finisce un attimo. Oddio, però questa cosa io la allungherei un pochino. Ecco, un pochino meglio, eh? Pochino di blush. E un pochino di illuminante. E il trucco è finito. Ora ci vestiamo, ci diamo una. Una cosa a questi capelli e via. Aspetta. Io penso che non sia freddo. Mi sono messa questa magliettina che è fatta così, con la scritta rossa e il jeans. Scarpine, ho messo queste di Boohoo, non so se ecco. E la borsina prendo questa.
Ta-da! Outfit pronto. Si esce. Il paese non è tanto fresco, sì. Comunque incominciano a fiorire tutte queste le foglioline verdi così. Quanto sono più avanti? Sì, questi rispetto a quelli è vero. Sono parecchio più avanti. Eccoci. Tutti coperti, ragazzi. Ah, ci siamo fermati a prendere un moscatellino con l'allo. Cin cin, ragazze. Cin cin. Il bar dove andiamo di solito noi, che è quello là, vedete, è chiuso perché il ragazzo che lo gestisce è in malattia, per cui siamo venuti qui sulla strada, si può dire, l'allo moscatellino. Questo locale qua, eccola qua. Ma nella piena che Eccoci a casa, ragazzi. Allora, eccoci a casa. Andare fuori con la mascherina è tremendo perché non si respira. Io vado in iperventilazione. Vabbè, camminare più che altro, però. Ora mi lavo le mani. Oltre ho strati e strati di disinfettante qua. Strati e strati proprio di gel lavamani, insomma, di amochin, tutto ci abbiamo nella borsa, di tutto, ragazzi, proprio di tutto. Va bene, io vi saluto, vi mando un bacione grande e ci sentiamo al prossimo vlog. Un vlog un po' moscetto oggi, però dai, andrà meglio la prossima volta. Ciao.